ci sono storie che non vengono mai raccontate. Storie talmente agghiaccianti che rimangono sepolte nel tempo. Quello che sto per raccontarvi oggi è qualcosa di... Ma che cazzo stai facendo, cretino? Ma vai a lavorare! No, sto facendo un video! Ma vai, non si fa un cazzo! Piccoli brividi. La serie di libri che ha segnato un'intera generazione degli anni 90. Tra i pupazzi di G.I. Joe e le videocassette della Disney, ogni bambino della mia scuola aveva almeno uno di questi romanzi in casa. E tra l'altro ce li scambiavamo come figurine. Ammettiamolo, decidevamo quale comprare solo ed esclusivamente in base alla bellezza della copertina. Ma prima o poi te ne ritrovavi a decine di centinaia sparpagliati in casa. Questo perché? Costavano poco? Sì. Erano veloci da leggere? Sì. Facevano paura? Non proprio. Però le storie erano sempre affascinanti e lo sono tuttora. La cosa che personalmente mi faceva impazzire erano questi finali alla M. Night Shyamalan, che spesso cambiavano l'intero senso del racconto. E ancora oggi, nei mercatini dell'usato polverosi che ti viene l'epatite solo a guardarli, quando ne trovo uno che mi manca lo prendo a pochissimi euro. Con tutto quel successo, a un certo punto alcuni produttori hanno pensato: "Here comes the money!" Ed ecco nata la serie televisiva di Piccoli Brividi. Mentre ora, quando esce la notizia di una possibile trasposizione cinematografica di qualche libro, il culo dei lettori di tutto il mondo si stringe sperando che non rovinino tutto, prima invece erano tutti contenti. Vedere in TV o al cinema qualcosa che ti piaceva leggere? Tagliatemi la gola che questo è il paradiso! Amavo ogni singola puntata di ogni singola stagione. Più o meno. E non solo, altre serie come Hai paura del buio o il più recente The Hunting Hour hanno delle puntate molto molto valide. Ma purtroppo non tutte le puntate escono col buco. Questo libro qua, L'attacco del mutante, era uno dei miei preferiti. Ui. Che cazzo ho fatto qua? Ma come si... Come si toglie? Sti cazzo di adesivi, manco uno ne ho lasciato, guarda. Una storia incentrata sui supereroi dei fumetti non può non attirare gli spettatori, soprattutto quelli più giovani. Quando i fumetti per te erano solo... Sono il salvatore del mondo. Io invece lo voglio distruggere. Piu 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 piu! Vittoria! Invece l'episodio di appunto L'attacco del mutante è parecchio strano. I dialoghi, i personaggi e gli scenari sono tutti... fottuti? Oltre 2 anni fa feci un video simile a questo, quando ancora il mondo era giallognolo, ma me lo tolsero per violazione di copyright. Allora mi dissi, ok, lasciamo perdere. Qualche mese fa però uno youtuber americano che seguo ha fatto una cosa simile, senza conseguenze. Allora riproviamoci. Questo è L'attacco del mutante. Tenete a mente che io possiedo i DVD originali in inglese, mentre la puntata in italiano ho dovuto prenderla in prestito da Frisbee. La puntata inizia con il nostro protagonista che legge un fumetto dopo essersi iniettato una fiala di adrenalina nel cuore. Per l'eternità! Ma il papà non approva. Questo cigno d'argento, vedi, è una prima edizione. Lo sai quanto può valere? No, quanto può valere? No, signori, non è questo il punto. La tua ossessione per queste porcherie è, come dire, malsana. Ah, ci siamo passati tutti. Far capire ai genitori che le nostre passioni non sono solo una perdita di tempo. Buona fortuna, fratello. Devi credermi, tutta quella robaccia finirà per rovinarmi. Oh, calmati. Genitori, rompi coglioni dal 1990. Intanto il fumetto si gonfia tipo bambola gonfiabile. Non ci vogliete da soffiare? Su gioca un po' con tuo fratello. A scuola le cose per Skipper non vanno meglio. Anche l'amico Wilson sembra non avere nulla in comune con lui. Guarda, e che cos'è di speciale? Beh, se lo tieni in questo modo, sembra un'anatra. Sì, Wilson, è proprio un'anatra quella. Vuoi una caramellina? Tieni una caramellina, dai. Ma perché fai collezione di sassi? Non lo so. È facile trovarli. In qualunque posto tu sia, c'è sempre un sasso nei paraggi. Che coincidenza! Anche io, per lo stesso identico motivo, colleziono palline di schifo degli ombelichi. Ne trovo una nuova ogni giorno. E poi, la frase del secolo. Io non capisco che c'è di tanto bello in quei fumetti. Domanda legittima detta da uno che colleziona rocce a forma di anatra. Pff, che stupidi i fumetti! Guarda che bella la mia fattoria! Sul pullman, tornando a casa, fa la conoscenza di Libby, una ragazzina che va nella sua stessa scuola. Oh, 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 il nostro Skipper ha fatto colpo! I ragazzi della Franklin sono tutti come te. No, io sono il più in gamba. Sciupa femmine! Yeah! Ma per una distrazione scende alla fermata sbagliata e vede un qualcosa uscito direttamente dai suoi fumetti.
quello è il rifugio del mutante. Impossibile. È sempre bello quando un rifugio segreto assomiglia al pene di Barney. A casa però continua la discriminazione razziale. Peccato, eh? Algebra, non stavi leggendo i fumetti? No. Poveraccio, costretta a nascondere i fumetti nei tomi di algebra per paura delle mazzate dei genitori. Guarda che chiamo il telefono azzurro, lo faccio, Che poi, è ironico che il padre odi i fumetti quando assomiglia incredibilmente a Clark Kent, ma ok. Skipper quindi riprende l'autobus per tornare al rifugio, ma ovviamente è sparito. Era uguale a questo. Credo che tu soffri di allucinazioni. Questa roba ti rovinerà il cervello. Ma che cazzo hanno le persone in sta città? Lo trattano come se fosse uno psicopatico che legge porno in pubblico. Io mi scandalizzerei di più per i genitori che l'hanno chiamato Skipper o che rompono le palle per due fumetti quando la madre si legge i romanzi rosa per zitelle. Ciao tesoro. Nel nuovo numero del mutante mascherato si parla di una cortina invisibile che circonda il rifugio. Ho creato una cortina invisibile attorno al mio rifugio segreto. Quindi, insieme a Libby, confermano la teoria ed entrano. Wow. Oh no, sono gli scarti delle scenografie dei Teletubbies. È un posto bellissimo. Ah, poco prima Skipper viene colpito da un flash. Tenetelo a mente per il finale. Dopo aver preso un ascensore ed aver perso di vista Libby, ovviamente, trova una stanza piena di disegni. Sono io? Sì, se fossi nato nella Corea del Sud. Non ti somiglia mai nella vita proprio. Hai paura di una figura di cartone? Eh? Cosa? Cosa? Oh, Libby, sei veramente una zoccola. Ora devo scappare, a presto. Tornando a casa, iniziano i problemi. Cosa? Uno psicologo infantile era convinto che certi ragazzi sono talmente suggestionati dai fumetti che vivono in un loro mondo fantastico. E non è quello che ho sempre detto anch'io. Sei sicuro che non vuoi anche tu una caramellina? Guarda che mi avanzano, eh? Vabbè, vai a parlare col tuo amico, va, che magari t'aiuta. Magari stai impazzendo. No, mi sbagliavo di grosso. Sei il suo miglior amico, ma dagli supporto morale. Non riesco più a riconoscere la realtà. È successo a mio zio Ralph. All'inizio ha cominciato a vedere cose che non esistevano. Poi ha iniziato a sentire degli odori. Alla fine l'hanno ricoverato. Sei inutile come le tue stupide rocce, Wilson. Vergogna! Nel nuovo numero del mutante si scopre che anche la sua controparte asiatica è nella storia. Così finalmente ha le prove da far vedere i genitori. Mamma, papà! Ci sono anch'io in questo fumetto. Non è il momento. Papà, devi dare un'occhiata qui. Ma proprio in quel momento il padre è accecato dalle cipolle e la madre prepara il caffè mentre legge. E quindi non lo caga nessuno. Toglimi qualcosa da sotto il naso, le cipolle mi fanno piangere. E so che c'è un trucco per non piangere, però non ho idea di quale sia. No, no, ho bisogno di stare da solo per un attimo. Quindi, nel bel mezzo della notte, complimenti ai genitori, torna al rifugio e come se non bastasse si becca un altro avvertimento. Ti piacciono i fumetti? Sì. Bisogna stare attenti a quel che si legge, può annebbiarti la mente. Oh mio Dio! L'avrebbero giudicato meno se avesse accoltellato qualcuno. Quello è un fumetto? Sì. Lo sai che anche Hitler leggeva i fumetti? Non vorrai fare la sua stessa fine. Ci stiamo avvicinando al finale però. Quale sarà il mistero che nasconde il nascondiglio? Skipper entra nei sotterranei e trova il supereroe protagonista dei fumetti legato ad una sedia. Sei la gazzella galoppante. Chiedo scusa, come? Sei la gazzella galoppante. Eh sì, hanno mandato lui perché il frigorifero refrigerante non poteva, quindi. Ma la cosa più buffa di tutto questo è che l'attore che interpreta la gazzella galoppante è Adam West. Non sto scherzando, è veramente lui. E ora svegami, dobbiamo sbrigarci. I piani di questo re dei quiz sono come i carciofi. Dopo averlo liberato, trovano la postazione del mutante. Gazzella si siede sulla sedia, ma colpo di scena, il mutante è la sedia. Un serpente! Mutante mascherato! Il serpente mi minaccia! Vogliamo andarcene di qui in fretta? Non ti
piacciono i serpenti. E grazie per gli incubi, perché il suo potere è trasformarsi in qualsiasi cosa, mentre il potere del nostro eroe... Aspetta, non vorrei arrenderti. Ha ragione lui, sono troppo vecchio per fare il supereroe. È il tuo turno, ragazzo. Permesso? Tagliare la corda. Ti hanno già mandato a cagare? No? Se no lo faccio io, E plot twist numero 2. Libby non è mai esistita. È sempre stato il mutante trasformato. Non dirò niente a nessuno, sul serio. Non posso lasciarti andare. Tan tan tan. Che poi devono spiegarci perché vogliono catturare bambini di 10 anni, ma... Tan tan tan. Colpo di scena numero 3. Viene spiegato il raggio di luce all'inizio. Era un analizzatore. E quando ci sei passato dentro, ha analizzato tutto il tuo corpo. Ora sei un personaggio dei fumetti, proprio come me. Ok, ma... perché? Che piano di conquista del mondo è trasformare le persone in personaggi di un fumetto se poi vuoi ucciderli? È come se un panettiere volesse conquistare il mondo trasformando tutti in baguette e poi se le magna. E poi tutto si fotte. Seguitemi. Skipper finge di essere un supereroe. Elastic Boy. Io sono il mitico Elastic Boy. E finge di dirgli il suo finto punto debole, cioè l'acido, in modo da far trasformare il mutante in un liquido. C'è solamente un modo per distruggere Elastic Boy. Con l'acido solforico. Hai dimenticato una cosa, mutante. Se ti trasformi in un solido torni normale, ma se ti trasformi in un liquido sei morto. Il grande mutante mascherato battuto da un moccioso. Il mutante è morto perché si è dimenticato che se si trasforma in un liquido muore. Miglior supereroe della vita. Ma aspettate che c'è ancora un ultimo super colpo di schiena. Sono elastico. Sono confuso. Ma prima quindi non aveva fatto finta, era davvero elastico, quindi si è trasformato davvero con quella luce lì. E perché è vestito come una maggioretta ubriaca? Non lo so, ma è finito. Questo era... dov'è? Dove sta? Questo era l'attacco del mutante. Uno dei molti episodi che mi sono rimasti in mente per anni. Magari il passare di tutti questi anni non aiuta l'invecchiamento, ma di sicuro aiuta ad aumentarne lo charm. Ora scusate, devo andare a leggermi i fumetti in cantina, altrimenti mi sgamano.